presentato ieri pomeriggio nel Museo della Musica di Piedimonte Etneo il libro Catania Bene del magistrato Sebastiano Ardita e il servizio di Rita Patanè. Catania Bene, Orlando e Rinaldo, paladini per bene, le messi al bando. Catania mafiosa dei quattro cavalieri dell'apocalisse che fava male di sé. Questa canzone, composta da Marinella Fiume e musicata da Piero Romano con chitarra e armonica, è uno degli omaggi con cui ieri pomeriggio si sono voluti trasmettere i tanti significati del libro Catania Bene di Sebastiano Ardita. È stato il Museo della Musica di Piedimonte Etneo ad ospitare l'esibizione di Romano e la presentazione del libro. Di fronte ad una sala aggremita, il sindaco di Piedimonte, Ignazio Puglisi, ha evidenziato la necessità, in questo particolare momento storico, di riflettere su temi che fanno riferimento ai rapporti tra mafia e politica. Necessità, la parola chiave che ha accomunato gli interventi di tutti i relatori, che hanno esaminato ed indagato tutte le sfaccettature dell'ultima fatica letteraria del magistrato Ardita. Il docente di economia all'Università degli Studi di Catania, Maurizio Caserta, ha detto infatti che si tratta di un libro necessario per capire cosa è cambiato oggi da quando è stato ucciso Fava e dalle stragi di Falcone e Borsellino. La rappresentante dell'Associazione Fiume Freddese Anti-Racket, Marinella Fiume, ha evidenziato poi il ruolo della magistratura che dalle operazioni di Mani Pulite e Tangentopoli ha cercato di infliggere un duro colpo alla cattiva politica, evidenziando l'esigenza di creare una nuova classe politica. Pur non facendo politica, Sebastiano Ardita ci addita una strada perché ci indica le responsabilità, afferma Marinella Fiume e continua, le responsabilità di una classe politica ma anche le nostre come genitori, insegnanti, sacerdoti, come liberi cittadini. Libri come questo riempiono vuoti fondamentali, conclude la Fiume. In chiusura, il professore Meo Desio ha mostrato al pubblico delle esilaranti vignette ispirate dalla lettura di Catania Bene, presente anche Fulvia Toscano di Naxos Legge. Il giudice Ardita, dopo aver risposto alle domande dei presenti sul suo racconto della Catania degli anni Ottanta e degli intrecci tra mafia e colletti bianchi, ha ringraziato i relatori e quanti hanno preso parte alla presentazione, dedicando la serata ad una delle figure più rappresentative dell'antimafia catanese, lo scomparso magistrato di Piedimonte Gian Battista Scidà, che fu a lungo presidente del Tribunale dei Minori di Catania.